finale, che cosa è successo? È stato il gol che ha un po' poi spaventato la squadra, che all'improvviso per 80 minuti ha gestito in maniera magnifica. Poi ha preso quel gol in maniera, in circostanze un po' fortunose, e lì si è un po' fermata la Roma. È subentrata lì la paura o c'è stato un po' di stanchezza? Che cosa è successo? Credo un insieme di cose, perché Zaniolo aveva i crampi, allo stesso tempo anche Lorenzo Pellegrini ha perso un po' di lucidità, i due interni hanno veramente corso tanto e anche bene. Ci sta, perché a livello psicologico ha dato forza a loro, quel gol fortunato, perché dove siamo stati veramente competenti, devo dire che abbiamo veramente difeso bene, prima di tutto, come squadra, come compattezza, concedendo pochissimo agli avversari. Quel gol è stato un po' casuale e tanto sfortunato, però ha dato più forza a loro e qualcosina. Ci ha tolto, specialmente vivendo un po' gli incubi del nostro passato, dove le rimonte sono state sempre all'ordine del giorno, portare alla fine a casa un risultato così che magari avrebbe avuto anche la palla del 3-1 nel finale, sarebbe stato il massimo, però meritavamo sicuro un gol in più di vantaggio per quello che ha detto oggi il campo contro una squadra, vi assicuro, molto difficile da affrontare. Buonasera mister, intanto complimenti, perché la Roma di Francesco in Europa vince quasi sempre, questo è un dato che si rimarca poche volte. E volevo capire, in vista della gara di ritorno, se lei immagina più una Roma che non subisce gol o una Roma che fa gol al Dragao, poi se ci racconta un po' quel derby con Conceição. No, mi immagino una Roma più che faccia gol, attraverso una grande fase difensiva, però è ancora presto proprio per parlarne, avremo modo per affrontarla. Però secondo me la cosa più importante, se andiamo per difendere solo il risultato, facciamo l'errore più grande. E la capacità è quella, insomma, di riaffrontare una partita come se stesse sul risultato di 0-0 per poi valutarlo in maniera giusta. No, abbiamo avuto qualcosa da ridire, cose che capitano in partita. A me succede di rado, però quando si va oltre magari ho avuto un po' il mio pensiero da esprimere. Ma per me finisce tutto. Prima che proseguo con gli italiani, ci sono dei colleghi portoghesi che vogliono fare domande? No. Cotumaccio. Mister, complimenti. Intanto, nel secondo tempo la Roma ha chiuso con 10 tiri e 6 contro il Porto, 7 tiri in porta a 1 e un palo. È una Roma diversa da quella del primo tempo. Che cosa ha determinato questo scatto, questo miglioramento della ripresa? Guarda, siamo cresciuti come pressioni, come capacità di farli sempre calciare questa palla lunga e magari siamo andati meglio in verticale, come palleggio, sono cresciute le due mezzali nelle giocate, nella qualità delle giocate. Però a me è piaciuto il primo tempo, perché queste partite vivono di equilibrio impressionante, sapete, si vedeva che erano due squadre come se si stessero studiando, loro comandavano un po' più il palleggio da dietro rispetto a noi, però noi eravamo bravi ad andare in pressione e quando ripartivamo su palo con anche nel primo tempo la parata, mi ricordo, su Dzeko, con due o tre situazioni che potevamo sfruttare meglio. Ricordo, per me è stato un buon primo tempo, e secondo tempo siamo cresciuti ovviamente per un insieme di cose, ma anche con maggiore determinazione in zona gol, perché perlomeno abbiamo dato 4-5 palli veramente importanti per fare male. Grazie. Mister, grande continuità e grande attenzione alla fase difensiva, quella che aveva chiesto poi nella conferenza prepartita, le famose rincorse anche in fase di non possesso della squadra praticamente da tutti, molto bene i due intermedi. Le chiedo se forse nel primo tempo non è stato eccessivo il rispetto nei confronti di un avversario che poi nel secondo tempo con un po' di sfrontatezza in più, insomma, si è visto che a Roma gli poteva dare anche più di due gol di scarto. Ma noi dobbiamo avere sfrontatezza, perché tante volte ci viene, siamo criticati per la troppa sfrontatezza del mister. Invece, secondo me, abbiamo fatto una squadra, la partita che dobbiamo fare, sia nel primo che nel secondo, l'ho spiegato prima. Il fatto delle rincorse sono inevitabili, hanno rincorso i grandi campioni, ricordiamoci le squadre importanti che hanno certi livelli. Per rimanere una squadra corta è fondamentale avere gli interni, gli esterni, perché anche Pescialavi, insieme a Zaniolo, hanno fatto un'ottima fase difensiva. Lo stesso Erin ha indirizzato spesso le pressioni fatte bene. Però nell'insieme generale la squadra è veramente piaciuta. Florenzi, che ha avuto arrivata dalla sua parte, forse il cliente più scomodo, e dove si pensava che ci potesse mettere in sofferenza, è stata preparata dal punto
punto di vista anche mentale dei ragazzi veramente bene. E come vi ripeto, quando mentalmente sei predisposto e hai col 4-3 riesci un po' a coprire meglio tante zone di campo, la squadra mi è piaciuta, devo dire che è stata secondo me una delle migliori prestazioni della Roma di quest'anno dal punto di vista proprio del sentire, del sentirsi squadra. Allora, Zaniolo ha segnato la prima doppietta da professionista a 19 anni, ha fatto il quinto gol, se non sbaglio, in un mese e mezzo, anche oggi c'era Mancini. Adesso diventa difficile gestire, diciamo, il momento di questo ragazzo, anche nell'entusiasmo, appunto, ecco, diventa un po', comincia ad essere complicato adesso. Parlatene meno. No, è giusto che venga esaltato nel modo, perché ha fatto bene. Un ragazzo della sua età e per quello che sta facendo un percorso di crescita, insomma, oltre le aspettative. Però credo che abbiamo visto bene, a volte anche le partite fatte giocare dei ragazzi dove i risultati non sono positivi, sono un momento di grande crescita. Lui l'ha fatto, come Madrid. Per quello, nell'insieme generale, direi che tutti quanti sento che si prendono dei meriti su Zaniolo, però mi sembra che alla fine chi lo allena sono io, quotidianamente, e lo gestisce anche in questo senso, perché la gestione che abbiamo noi, la gestione che deve avere il ragazzo è fondamentale. Adesso è per lui avere tante qualità, ma non solo il ragazzo, tutti quelli che gli sono attorno. Poi voi dovete scrivere quello che volete, giustamente, fate bene, ed è giusto che lo fate, ma chi è attorno a noi deve avere grande. Moschini è l'ultimo. Salve, mister. La nota stonata alla vigilia dell'infortunio di Karsdorp, qualche giorno prima c'era stato quello di Schick. Cosa si sente di dire su sono due predisposti, magari perché hanno giocato poco, c'è casualità, si è sbagliato qualcosa? Ma su Schick è per me più una casualità. Su Karsdorp ovviamente è un giocatore che non aveva mai giocato tanto ed aveva un po' questa predisposizione dopo l'infortunio al ginocchio a farsi male. Nelle valutazioni che abbiamo fatto io ero veramente in dubbio, anche se farlo sia giocare che allenare, poi abbiamo fatto allenare, ma vi assicuro facendo poco e niente, pensate che non si è fatto male nella partita della finale, ma mentre facciamo degli sviluppi. Poi stamattina insomma ho fatto gli esami che dicono che ha avuto questo piccolo seramentino, che mi auguro che non sia per lungo tempo, perché è, non tanto perché non abbia giocato, perché poi perde continuità negli allenamenti che sono quelli che gli danno una buona condizione. Ha un giocatore secondo me che ha